dello Spirito Santo. Amen. Dio ricco di misericordia, che ha fatto grandi cose per il suo popolo, sia sempre con voi e con il tuo Spirito. Uniamo le nostre voci e i nostri cuori alla preghiera filiale che Gesù ha insegnato e la Chiesa ci ha trasmesso nel giorno del battesimo. Assieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Dona prosperità e pace ai tuoi fedeli, Signore, con l'abbondanza dei tuoi favori, perché da te benedetti benedicano il tuo nome ed esultanti ti lodino senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, che santifichi cose e persone e fondi la tua santa benedizione su questa pista, su questo maneggio, su tutti coloro che verranno a dedicare il loro tempo di svago, e scenda su tutti la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Con la benedizione di Dio, davvero questo diventi luogo di incontro e di comunione e anche di educazione, soprattutto per i piccoli, a imparare bene. Propia che a Tilulea, stanno chiedendo di inaugurare la pista con un loro decollo, perché per loro è sufficiente, sono sufficienti 400 metri. Questo è Federico, il capo della tana del volo. Lui è il pilota più esperto, ma anche il più spericolato, quello che meno, diciamo, bada a quelli che possono essere i rischi o il pericolo o il brivido. Ecco, si affida su se stesso con una forma di imitazione di quelle che sono le frecce tricolori. Questi pariglianti sono espertissimi, partecipano a tutte le iniziative in Sardegna dove si fanno le pariglie, e sono in tre. Fra questi c'è un neofita, uno appena arrivato, uno giovanissimo che ha 15 anni, non sbaglio, 15 anni? Ecco, 15 anni, Mario Secci, che vedete alle spalle di questi due espertissimi del gruppo di Assemini. Il conto alla rovescia, quindi ci siamo. Eccolo, grazie, è stato inaugurato, quindi apertura ufficiale di questa pista straordinaria che è stata realizzata qui a Siliqua ad opera del Circolo Ippico Sugasteddu. Questa è la figura della doppia fune. No, adesso a parte tutto, comunque sono stati dei pariglianti molto, molto in gamba, molto bravi, hanno dimostrato la loro bravura, la loro preparazione, la loro esperienza acquisita nelle diverse esibizioni in Sardegna, perché chiaramente questo delle pariglie è una cosa tipica del nostro territorio.
E comunque questo, queste manifestazioni realizzate così con questi animali straordinari sono ormai seguite sempre di più nella... li vedremo meglio mentre passano qui vicino a noi. Comunque il cavallo bianco con quello rosso scuro sono di Assemini, con Francesco che è un veterano di questo tipo di manifestazioni, ed è lui uno di quelli insieme al circolo ittico su Gasteggio di Siliqua, in questo, che hanno contribuito, hanno realizzato tutto per quanto riguarda questa manifestazione, hanno contribuito insieme agli altri organizzatori a che questa manifestazione riuscisse. Ecco, la pariglia di Assemini segue poi Omodeo, segue quella di Abbasanta, poi i primi due cavalli bianchi, quelli di Norbello, con gli altri tre cavalli bianchi Dolianova, e infine abbiamo la pariglia di Fonni. Abbiamo avuto delle esibizioni straordinarie, abbiamo avuto anche la dimostrazione di questa pista con l'esibizione di questi gruppi di professionisti, possiamo dire tra virgolette, perché ormai si esibiscono in maniera tale che questa pista ha in qualche modo dato prova di essere veramente adeguata alle aspettative di questi grandi e straordinari pariglianti, di queste persone che, a una volta diventati esperti, chiaramente hanno la chiusura. Ripeto un ringraziamento a tutti, e che questo sia l'auspicio per una lunga serie, quindi a Kentannos anche con queste manifestazioni. Grazie a tutti per essere stati qui questo pomeriggio, grazie.